Ho questa faccia sconsolata perché ho parlato per tipo mezz'ora e non avevo fatto play. Oddio, partiamo subito malissimo. Manco da un po' sul mio canale. No, in realtà non manco, mancano i miei commenti sulle letture fatte. Parliamo di un autore che ho già affrontato e apprezzo molto, Chuck Palahniuk. Ho letto Soffocare e Gangbang. Ora, ho letto Ninna Nanna. Rispetto agli altri due che ho letto, mi ha colpito di meno, anche se l'autore è psicopatico, secondo me, e mi piace proprio per questo, perché racconta delle storie così originali, così macabre, così orride e dell'orrore, perché non sono storie horror, ma pensare ad una filastrocca che quando la si legge o solo la si pensi, si ammazza qualcuno. Per me è horror questo. Tornando a Ninna Nanna, che non ho qua, perché l'avevo preso in biblioteca, nella copertina edita Mondadori, troviamo questo piccolo trafiletto, me lo sono appuntata. Ninna Nanna farà sembrare Fight Club una specie di piccole donne. Ninna Nanna è violento e io amo piccole donne, però ovviamente è tutta un'altra cosa. Nel leggere Piccole donne non sei a disagio. Nel leggere Ninna Nanna sei a disagio. È la storia di un giornalista impegnato nello scrivere un reportage sulle morti in culla. Bambini morti inspiegabilmente e senza nessun segno che indichi che cosa possa aver provocato quella morte. Il giornalista caparbio intuisce che a causare la morte può essere, e sarà così effettivamente, una filastrocca. La cosa ancora più brutta è che questa filastrocca non deve per forza essere letta, può anche essere pensata nella testa e causare la morte. Rabbrividisco al pensiero. Ho avuto paura durante la lettura e ho detto, ma caso che questo libro abbia la stessa maledizione. Che sfiga. E così il giornalista si mette in viaggio per scovare tutte le copie esistenti, in totale sono 500 copie, decide di eliminarle così da evitare la fine del genere umano, perché capite bene, se questo libro cade nelle mani sbagliate è la fine di tutto, ma anche nelle mani giuste, dopo se si ha quel tipo di possibilità, siamo sicuri che anche la persona più giusta, più onesta moralmente, più integra, non sia disposta a cadere in tentazione. Vorrei consigliare un saggio, I linguaggi dell'arte di Nelson Goodman. È un saggio difficilissimo e parlare di questo saggio penso sia ancora più difficile ed è per questo che non lo farò. Mi ha veramente sconvolto. Lo consiglio se volete entrare nel vostro labirinto mentale, fargli fare un giro delle lucubrazioni e non avere una via d'uscita, ve lo consiglio. Data la tematica che tratta, ovvero il modo in cui guardiamo l'arte nel suo concetto più ampio, ossia letteratura, pittura, musica, architettura, più che guardare si pone il punto su come percepiamo, cosa scatta in noi mentalmente quando osserviamo dell'arte. In poche parole, la nostra esperienza estetica. Una lettura tra ciò che viene rappresentato e ciò che è reale. Lo consiglio perché è bello, lo si capisce fino a un certo punto, ma questo non può essere un deterrente per non leggerlo, perché si fa esperienza, ci si mette in gioco, ma anche proprio a livello di comprensione. Questo l'ho amato e questa autrice è stata una piacevolissima scoperta. Sto parlando di Nemico, Amico, Amante di Alice Morrow. La Morrow viene definita così: la più importante autrice canadese contemporanea, maestra del racconto breve. È la prima volta che mi approccio a questa autrice e non voglio perdermi niente d'altro di suo. Nemico, amico, amante è una raccolta di racconti che mi ha letteralmente incantato. Non tanto dalle storie che va a raccontare, sì, ok, dopo dirò anche perché per la storia, ma soprattutto per l'intensità di linguaggio che se quando Dante non ha parole per descrivere
la bellezza di Beatrice, non è in grado di dirlo con le parole. Ecco, anch'io non sono in grado di dirlo. Ho scoperto che l'amore è la mia Beatrice. Forse sto esagerando. È stata in grado di crearmi attorno una campana e far sì che potessi isolarmi completamente da tutto ciò che mi circondasse. Sembra un po' retorico. Ogni volta che si parla di libri, creano mondi nuovi, lontani, trasportano il lettore. Però quando è vera non posso farci nulla, ovviamente. Ha creato un mondo ovattato, dove i sentimenti umani sembrano davvero pieni di verità, senza più riuscire a distinguere la realtà dalla realtà che ha creato l'autrice, perché ha creato realtà. In questa raccolta troviamo, me li sono scritti perché anche questo libro l'ho preso in biblioteca, che Dio salvi le biblioteche dal rogo dell'ignoranza. In Nemico amico amante troviamo il racconto Nemico amico amante, che dà nome al titolo. Forse avrei scelto un altro. È quello più lungo, ma non è quello più bello. Poi abbiamo Il ponte galleggiante, Mobili di famiglia, Conforto, Ortiche, Post and Beam, Quello che si ricorda, Queenie, The Beer Came Over the Mountain. The Mountain, la mia bellissima pronuncia in inglese. Filone che tiene incollati tutti i racconti è la personalità della donna. In questi racconti emergono grandi donne. È attraverso i loro occhi, i loro pensieri che la storia viene raccontata. Anche se nella maggior parte dei casi i racconti narrano di un qualcosa che emotivamente fa stare male noi uomini, li racconta con una tale sensibilità e una tale verità e soprattutto una tale bellezza che non possiamo fare altro che arrenderci e abbracciare l'autrice e dirle grazie che esisti e che scrivi. Ultimo libro di cui parliamo, questo ce l'avevo, solo che l'ho perso, nel senso non lo trovo più. Spero di non averlo abbandonato da qualche parte perché davvero ci tengo troppo a quel libro, solo che in casa non lo trovo. Si tratta di Un matrimonio in provincia di Marchesa Colombi. È lo pseudonimo di Maria Antonietta Torriani. È un libricino dell'Ottocento. Essere scrittrice, donna, nell'Ottocento non è una cosa semplice e scontata. Voglio fare la scrittrice. In realtà non lo è nemmeno ai giorni nostri. Però vabbè, non guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Ci stiamo muovendo. Però non lo guardiamo nemmeno pieno quando in realtà è solo mezzo. Mi è subito venuta in mente Virginia Woolf con il suo saggio Una stanza tutta per sé. In Una stanza tutta per sé Virginia Woolf scrive: una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé per poter scrivere. La Torriani ne è l'esempio. Non tutti hanno questa fortuna. Traete le vostre conclusioni. Quello di Virginia Woolf è un bellissimo saggio che consiglio. Tornando a Matrimonio in provincia, è la storia e la crescita della protagonista del romanzo, Densa, o meglio definita dalla sua matrigna Minchiona, una ragazza cresciuta in provincia, proveniente da una famiglia piccolo borghese, viene descritta come bellissima. Per lei sarà super semplice trovare marito e deve stare attenta anche a non oscurare la sorella, che invece, ahimè, è un po' bruttina. Le due sorelle sono istruite entrambe dal padre, non le manda a scuola perché la scuola è inutile, allora fanno lunghe passeggiate, durante queste passeggiate il padre racconta loro delle storie. Ma solo quando entrano in contatto con le due cugine, molto più istruite e per bene di loro, si rendono conto che in realtà quelle del padre erano solo storie. Densa si crede innamorata, di questo suo innamoramento ne ha conoscenza solo la cugina Maria. In realtà Maria fa un po' da tramite tra la cugina e questo giovane uomo molto paccioccone. La domanda che scorre per tutto il libro è: sa da fare questo matrimonio? Non ve lo dico, ovviamente. Pieno di ironia, sì. L'ho prestato anche a mia madre. Abbiamo notato quanto faccia ridere questo libro. Un'ironia anche pungente e politicamente scorretta alle volte. È quella che piace a noi, insomma. Una storia che è lontana, ma in realtà è vicinissima a noi. Se amate Jane Austen, leggete questo romanzo e capirete che di questi romanzi se ne sono scritti anche in Italia e molto belli. Consiglio di leggere la prefazione fatta dalla Ginsburg,
non prima, leggetela dopo, perché altrimenti svela parti della trama e può rovinarne la magia. Spero di, per i prossimi video di non far passare troppo tempo.